Raga, ho appena speso 70 euro. Dopo che ho detto che non avrei più dato un euro a questo gioco. Ma stiamo oramai raschiando il fondo del barile. Io oramai, ragazzi, mi sto lasciando andare ad uno status di depressione misto a ludopatia. La vera speranza sarebbe quella di non spenderle tutte, perché magari dopo 46.000 Chrono Crystal sarebbe bello trovarlo. Però, già che io non mi aspetto niente. Bravo. Io clicco su yes. Dopo 70 euro. Ragazzi, questa è veramente l'ultima, raga. Cioè, perché io oramai non ce la faccio più, raga. Sono allo stremo delle forze psicologiche e monetarie. E mi fa piacere che lo stiate chiamando così a gran voce in chat, raga. Però se non esce quell'animazione particolare, qualcosa di figo, con un'ambientazione, io, raga, purtroppo non ci credo. Cioè, o perlomeno se non vedo una Genkidama anche, faccio fatica a crederci. Considerate che già di base io non ci credo. Ho smesso di crederci. E probabilmente se questi soldi li avessi spesi nella batch dei Blue Boys, probabilmente avrei avuto molte più soddisfazioni. Appunto. Io 70 euro sapete che li ho spesi in precedenza soltanto su Inazuma Eleven SD. E questo è il secondo gioco dove succede una roba del genere. Vi farei notare che è passata una Space Pod. Tra l'altro probabilmente per sbaglio, perché voleva atterrare da un'altra parte qua. Ragazzi, la scritta è blu. Questo è infartato. Niente, ragazzi, non me lo vuole dare. Non me lo vuole dare, nonostante comunque io abbia pullato un sacco anche su Trunks. Non mi ha voluto dare neanche Trunks. A questo punto mi verrebbe da pensare che il fatto che mi abbia dato i Blue Boys sia stato un errore del sistema. A questo punto penso questo. Vabbè, un fake out della Sparking, beh, certo. Certo. Dai tube, raga, dai tube Lucas, dai tube Lucas. Che devo fare, raga? Io più che pigiare il tasto e affidarmi alla dea bendata non posso fare, che devo fare? Che devo fare, ragazzi? Io ci ho provato in tutti i modi. Vabbè. Lui ci manca. Ci mancava leggenda. E già ci abbiamo i nostri problemi, mo tu ce li devi mettere a mezzo? Non ho capito. No, ma che ne ha presa per culo questo? Questo non me lo merito. Bro. Che figliata per culo, bro, raga. Questo non me lo merito. No, questo non me lo merito. No, questo non me lo merito. Hai chiesto Super Gogeta, non hai specificato quale. Lui doveva... No, raga, io questo non me lo merito. No. Cioè, va bene non darmelo, ma pigliarmi per il culo così no, raga. Così no. Così è davvero brutto, ragazzi. Guarda, vi dico che quando alla fine, finché è un freezer, che serva o non serva, a me va comunque bene, eh? Abbiamo un razziatore? Un razziatore? Esatto. Ragazzi, sto platinando questa batch. La sto platinando, letteralmente. Ho trovato praticamente tutto. Oh, tra l'altro buono il freezer, quello lì a 7 stelle, eh? Non dico PG Banner perché... Però... Lì vicino, eh? No, hai un giro e primo step. E che vuol dire che dovrò shoppare per l'altro step. Veramente. Capisco. No, ma poi diventa una catena, no? Lui diventa una catena di Sant'Antonio. Ma io mi sono rotto le palle di vedere questa ambientazione. Ma si può cambiare? Oh, io non ho mai visto la Bardock Animation
e la Trunks Animation. Io non l'ho mai vista, raga. Arriva Bardock da dietro. Non l'ho mai vista. Guarda, un'altra Sparking che non ho. Frate. Vabbè, mi sto dando in varie forme con gli me lo sta dando, beh, bro, mi sta prendendo. Dai, ragazzi, dai, su. Cioè, mi sta palesemente perculando, ragazzi. Mi sta palesemente perculando, dai. Quella di prima è stata l'apoteosi. Super Gogeta. Lì, bro. Donna, se sto dava di nuovo. Mamma mia, impazzivo. Una mech. Namek mi ha rotto il cazzo. A te non ti è uscito, ci è uscito pochissime volte. Invece ti ricordi a me quante volte Namek distrutto? Sì. Tutto infartato. Nani. Frate, vuoi fare una cosa? Sì. Cambia il PG principale che c'hai nella home. Così. Ho provato anche a fare questa storia e a metterci le ultra. Non ci devi mettere la ultra. Dici, ah, tanto già ce l'hai. C'è un bugino in merda. Così dica, no, sto poveraccio, capito? Guarda, un'altra Sparking che non ho. Trunks. Lo sto platinando, raga, sto platinando il banner. Lo sto platinando. Ma perlomeno dammi Majub, che perlomeno mi manca. Faccio il team Hero. Raga, siamo arrivati a questo punto. È delirio. Cioè, oramai stiamo totalmente delirando tutti quanti. Chi più chi meno si delira. Cioè, capite a che cazzo è il punto? Siamo arrivati a pensare a mettere un team di merda. Cioè, pensa dove è arrivata la nostra mentalità. Mo se c'è una trovata una Mac. No, raga, io impazzisco. Raga, ma non può darmi solo una Mac. Ma potrebbe... Cioè, Bardock esce ovunque, raga. Se non sbaglio. No, raga, ma mi dà solo una... Wow. Battuto del trasporto. Fenomeno. Ma hai sentito PG Banner anche tu? Mi sembrava di averlo sentito, eh. Mi sa che la Goku mi ha dato PG Banner. Ha fatto così, tipo. Mi sa di sì. Boh, io veramente... No, 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 non è che se trovo... cioè, dai, 70 euro... Raga, nel mentre siamo 1630 ed è alquanto brutto vedere quante persone siano interessate a uno sfigato che pulla su Legends. Oh, nel mentre, raga, ghiacciaio... Oh, no, vabbè, è una scritta blu, tranquillo, però... Però è cambiata l'ambientazione, riavviando il gioco. È infartato. Ah, infartato, sì, dai. Fatto. Infartato. Queste sono le animazioni che faccio io, raga. No, 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 sono sfigato, ragazzi. Sono proprio sfigato. Sono proprio uno sfigato maledetto. Perlomeno ghiacciaio dovrebbe chiamare Sparking e Legends Limited, in teoria. Teoria confermata? O teoria smentita? Smentita malamente. Smentita malamente. Ve l'ho detto, raga, sto portando praticamente a 80 stelle ogni personaggio di questo banner di merda. Andiamo con la free, signori. Andiamo con la free. Free. Ma si vede per... Raga, una domanda alla chat. Si vede per caso la disperazione? Cioè, è palpabile? Abbastanza palpabile. Cioè, si vede la disperazione nella mia faccia? No, perlomeno mi auguro che si veda la disperazione, perché è alquanto... Alquanto disperata la situazione. Raga, va bene, andiamo. Esplodi. Ma per quale motivo deve arrivare Vegeta? Non potevo scegliere io Bardock? Dai, è banner. Ah, certo. Ah, certo. Ah, certo, no, cioè, oramai. Oramai per me il banner è lui? È quello banner questo? Ma immagino che la nuvoletta sia per lui. Che su questo punto mi aspetterei. O forse per Guldo. Forse per Guldo. Ah, per Guldo. Ah, ecco, ecco, ecco. Ah!
È per questa Legends Limited. Ah, è per lui. Lui, Vegeta Angel. Ah, Vegeta, beh, certo. Beh, certo. Giusto. Guldo doppio. Vabbè, che fai? Per lui, bro, palesemente. Bro. Boh, bro. Buon. Tra i tanti PJ Banner, mi ha dato quello forse meno peggio. Ha dato il migliore. Avrei voluto. Capisci, no? Dai, va bene anche questo, dai. Va bene anche questo. Ma oramai, raga, sapete qual è il fatto? Che se non puoi batterlo, unisciti a lui. A voi gli ultimi soldi di questa pullata. Questo conclude, sancisce la fine dei 70 euro. Eccoli qui. Namek. Perché come se non l'avessimo mai vista, Namek, eh. Ma ve la ricordate voi, Namek? No, perché nel caso il gioco ve la sta ricordando, eh. Magari ve l'avete dimenticato. Bardak. Pensavo in qualche risvoltino particolare. Risvoltino? Pensavo. Attento che ti mancano 200 cc. Lo so, ma infatti io le 200 cc le vorrei fare. Mo' vedo se le posso shoppare a qualche euro. Le shoppo pure quelle, raga, così facciamo 71, 72, 75. Il trucco è riscaricare Tsubasa. Oh, fake out che non ho, tra l'altro. Mille e una. Adò. Cioè, questo è proprio come lanciare il cuore oltre il confine. E nel mentre, sai qual è la cosa più assurda? Che da 1600 siamo saliti a 1700 spettatori. Io, raga, vorrei capire perché vi piace vedere una persona sfortunata come me pullare. Perlomeno mi fa piacere che siete in tanti a darmi... Però vorrei uno spam totale, una distruzione totale di Super Gogeta. Finisco questa bullata e ti dico Bardak. Vabbè, Vegeta però, porco d'inci. No, Bardak, mi sa che in realtà da dietro arriva Cosa. Da dietro arriva Bardak, una capriola da dietro al cuzzetto di Goku. Sì? Sì, sì. Arriva roteando. Il fake out, eccolo qua. Sì, è assicurato. A malapena il motorino ci ho assicurato. Se usciva mai giù, ben pazzivo. Uè, a Bardak. Bardak. Allora, Bruno, la cosa che ti volevo dire prima è questa. Mm-hmm. 40.000, 42.000 Chrono Crystal. Ok? Dopo 42.000 Chrono Crystal e 74 euro, io non ho trovato Super Gogeta. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining.